Francia, Spagna e Tunisia in acqua. A questo punto, grandi effetti speciali per questi film di avventura che hanno vissuto un vero boom negli anni Ottanta. Grandi effetti speciali anche qui per questi Giochi senza frontiere, grazie al nostro scenografo e ideatore dei giochi Armando Nobili e al nostro direttore della fotografia Enzo Ghinazzi, naturalmente a tutti i suoi collaboratori. Ma seguiamo le imprese dei nostri Michael Douglas, eccoli qui. Ecco il gallese giù, è andato, ce l'ha fatta, è riuscito a tirar giù la statua e anche il francese. Adesso le ragazze devono recuperare la pietra verde, buttarla in acqua, tuffarsi per correre tutta la piscina. Mentre seguiamo anche e vediamo la gallese che ormai ha preso testa ed è ancora... vince, vai! Il tunisino e lo spagnolo, tunisino e spagnolo, mentre abbiamo l'arrivo praticamente della... Spagna... No. Del Galles, questa del Galles e della Francia. E la Francia che stanno arrivando. Vediamo un po' se ce la fanno. Forza! Naturalmente ci sono dei punteggi differenti. Il tunisino ce l'ha fatta. I nostri giudici considereranno quanto percorso avranno fatto, se avranno attraversato la piscina, se avranno scalato la statua, se saranno riusciti ad appendersi al collo della statua, se l'avranno tirata giù, se avranno buttato in piscina la pietra verde o se saranno arrivate con la pietra verde fino al traguardo. Quindi avremo un punteggio di percorso, chiamiamolo così. Ecco qui, ancora qualche secondo, qualche istante per la Tunisia per poter portare la pietra a destinazione e niente da fare ancora per la Spagna. Disappunto e rabbia della concorrente spagnola. Allora, siamo in attesa dei parziali di questo gioco, mentre nella manche successiva avremo Riccò del Golfo che entrerà in campo. Abbiamo un replay qui, replay della caduta della statua. 2 minuti per la Tunisia, 2 minuti per la Spagna, 1:06 per il Galles. Vediamo il tempo della Francia, 1:17 per portare la pietra verde alla fine del suo percorso. Adesso tocca all'Italia. L'Italia contro la Cecoslovacchia, la Svizzera e il Portogallo. L'Italia sarà in seconda corsia, quindi non sento il tifo. Motore! 4 secondi! Azione! Attenzione! Svizzera in acqua 4, il Portogallo. Eccole qui che arrivano. Allora per l'Italia è Roberto Pagotto che tiene alti i colori, il vice capitano, 29 anni, insegnante di educazione fisica, istruttore di nuoto. Lo svizzero leggermente in testa per aggrapparsi alla statua e due statue sono scivolate giù. Forza, forza Roberto, dai la possibilità a Valentina Fattore di recuperare la pietra verde, dai! L'ha presa anche per le orecchie, va giù! Eppure lui è un istruttore di nuoto, insegna educazione fisica, dovrebbe sapere come si fa. Mi sembra che non si dia bene il colpo di reni. E intanto abbiamo già la Svizzera che è arrivata, un ottimo tempo per la ragazza svizzera, velocissima, velocissima anche la ragazza. È andata giù anche la statua del Portogallo, solo quella di Roberto. Dai Roberto! E lasciati andare tutto giù! Ecco la ragazza portoghese che arriva. E intanto... sarà un grande istruttore di nuoto, ma non è un abbattitore di statue. Decisamente no. Ma non devi stare appollaiato lassù. Tira giù e lascia i piedi, fai il piede morto. Buttati in acqua, buttati,
verrai frustato sui Malleo. Qualche cosa ti faranno. Ma... Roberto Pascotto. Valentina Fattore da un lato contenta, è rimasta bella asciutta, non si è bagnata, lei è rimasta quindi. Sì, però noi avremmo voluto vedere Roberto tirare giù la nostra strada. Peccato. Vabbè, insomma, non tutti ecco i giochi possono andare bene. E vediamo, sì, effettivamente. Cecoslovacchia e la Svizzera che sono cadute benissimo insieme, velocissimi. La Svizzera stanno molto bene. Ottimi anche i tempi. Italia, 2 minuti, 59 secondi la Svizzera. Velocissimi. 59 secondi la Svizzera è il miglior tempo fino adesso. 1 minuto e 22 il Portogallo. E la Cecoslovacchia si fa soffrire fino in fondo. 1-0-1 per 2 secondi la Svizzera, che già era in testa. La shot phone sta andando molto molto bene in questa prima puntata di Giochi Senza Frontiere 1992 qui da Casale Monferrato. Difatti abbiamo prima la Cecoslovacchia. Dimmi, il che viene scritto dalla regola, il n'y avait que la fille qui pouvait ramener le diamant. Allora, c'era ben scritto nella regola che era la ragazza che doveva prendere la pietra verde e portarla dall'altra parte della piscina. Questa diceva la regola dei giochi. Au contraire, invece? Au contraire, ici, la Suisse, on a vu le garçon qui aidait la fille pour transporter ce diamant. Allora, qui abbiamo visto, i giudici hanno visto la Svizzera, il ragazzo svizzero che prendeva la pietra e aiutava la ragazza a portare la pietra. E non si può fare quello. Allora, notre décision è che... L'échelle est à moitié, étant donné que le parcours était à moitié réussi. Allora, non è stato tenuto conto da parte dei giudici arbitri del percorso come percorso totale effettuato regolarmente, ed è per questo che abbiamo il percorso non completo, ed è per questo che abbiamo questa classifica parziale dopo questo quarto gioco. Nonostante il tempo, ha portato correttamente tutto, pur con un tempo superiore, a termine la Cecoslovacchia, che è quindi prima, seconda, bravi cecoslovacchi, secondi i britannici, terzi i francesi, quarti i portoghesi, quinti i tunisini, sesti gli svizzeri, settimi a pari merito gli spagnoli e gli italiani. Quindi punteggi, abbiamo 8 punti per Praga, 7 per Caerfirdin, 6 per Cahor, 5 per Chavez, 4 per Kirwan, 3 per La Chaux-de-Fonds, 2 per Macael e 2 per Ricco del Golfo. Generale? Travolgimento qui nel netto della classifica generale? No, perché la Svizzera mantiene la testa con 24 punti, al secondo posto la Gran Bretagna, insieme a pari merito con il Portogallo, poi quarti